Sindaco, nelle scorse ore si è tenuto un tavolo regionale sulla scuola, il punto principale è ancora stabilire, insomma, la questione dei trasporti. C'è un punto fermo dal quale dobbiamo partire. Dobbiamo garantire non solo l'avvio, ma anche la continuità dell'attività didattica, scolastica, in presenza e in sicurezza. Non possiamo correre il rischio di commettere gli errori degli scorsi anni, nei quali ci siamo preoccupati più dell'inizio dell'anno scolastico e poco della garanzia di continuità. Ecco perché ieri abbiamo ribadito la necessità intanto di completare la vaccinazione per il personale scolastico, tutto, docente e non docente, e di tutta la comunità scolastica. I numeri che sono stati dati sono numeri decisamente confortanti, parliamo dell'89% del personale già vaccinato, che ha completato il ciclo vaccinale. Dobbiamo però arrivare al 100%, o comunque avvicinarci quanto più possibile al totale. Ecco perché questa azione di sensibilizzazione, il richiamo al senso di responsabilità, deve continuare da parte di tutte le istituzioni. C'è il tema dei protocolli, che non sono ancora stati adeguati. Abbiamo ancora una situazione di protocolli aggiornati allo scorso anno, devono essere assolutamente rivisti. Noi a Teramo, con la circolare ASL, abbiamo avuto l'anno scorso la possibilità di gestire meglio di altri territori la circolare ASL e il Comitato Ristretto dei Sindaci l'emergenza pandemica all'interno delle scuole, ma deve essere approvato a livello regionale un protocollo nuovo aggiornato. E poi la questione dei tamponi, o comunque dello screening, che non può essere fatto una tantum. Non possiamo, dopo 2 anni, riabitarci sulla questione degli screening di massa che fotografano semplicemente la situazione. Abbiamo bisogno di un piano che consenta un monitoraggio costante. Ecco perché siamo in attesa, sulla base del decreto 111, del piano nazionale, sulla base del quale poi devono essere sviluppati i piani territoriali. Resta, come diceva lei, il tema dei trasporti. Si riparte in presenza al 100%, quindi c'è bisogno, e si sta lavorando in questo senso anche con i concessionari, con i soggetti gestori, oltre che con la Regione Abruzzo, per avere un potenziamento ovviamente dei mezzi messi a disposizione. Ma la questione su cui non si è ancora trovata la quadra è quella relativa ai controlli a terra, ai controlli appunto sui mezzi.